Consideriamo una sbarra metallica che si muove di moto rettilineo uniforme all'interno di un campo magnetico a essa perpendicolare. La forza di Lorentz agisce sugli elettroni di conduzione della sbarra metallica e li spinge verso l'alto, dove si accumula così carica negativa, mentre in basso si accumula carica positiva. Rapidamente la separazione delle cariche di segno opposto crea all'interno della sbarra un campo elettrico. Se la sbarra continua a muoversi con velocità costante, tra i suoi estremi si stabilisce una differenza di potenziale costante e la separazione delle cariche si interrompe perché la forza elettrica compensa quella magnetica. La situazione cambia se la sbarra è a contatto con un filo conduttore a forma di U. Gli elettroni che si erano accumulati nella parte alta della sbarra ora possono muoversi lungo il filo, generando una corrente elettrica indotta. La sbarra in movimento si comporta come un generatore con una propria forza elettromotrice.